Ed eccoci nuovamente in diretta, ben ritrovati, pronti a continuare questa diretta per salutare insieme questo anno. Abbiamo ascoltato un po' tutti quelli che sono i progetti, ma soprattutto abbiamo chiesto alle persone anche cosa avrebbero buttato di questo 2020, cosa si aspettano del 2021 con tanti ospiti, e continuiamo ad avere ancora tanti ospiti e tanti collegamenti. È giusto, e quindi andiamo adesso ad Avellino, ritorniamo ad Avellino, dove per noi c'è Angelo Giuliani. Angelo. Grazie Paola, ben ritrovati. Noi siamo dalla parte opposta del Corso Vittorio Emanuele rispetto a dove abbiamo fatto il primo collegamento, cioè all'altezza della villa comunale del convitto, insomma, tanto per capirci, lato via dei Concilis. Ecco, il nostro amato di Sunna adesso ci fa una bella panoramica, e come potete vedere c'è ancora qualcuno in giro per strada lungo il corso, anche se la gente naturalmente di meno con il calare delle tenebre e anche con le temperature che si sono decisamente abbassate. Questa, tanto per capirci, è la zona dei palchi dei concerti di Ferragosto, di Capodanno. Qui 2 anni fa c'è stato l'ultimo concerto durante l'amministrazione commissariale di Priolo con Gigi Finizio, presentato da Gianni Simioli e Manila Nazzaro, e oggi invece la città di Avellino, come del resto tutte le altre città d'Italia e se vogliamo anche le grandi capitali del mondo, si presentano mestamente vuote, senza gente, in molti casi senza turisti, abbiamo visto, e senza festeggiamenti, senza quei concerti, senza quei brindisi di fine anno che sono lontani soltanto un anno, ma sembra davvero una vita. Questo perché il coronavirus ha stravolto le nostre vite. Anche oggi in Irpinia si registrano 41 nuovi positivi su circa 1300 tamponi processati, segno che va tenuta sempre alta l'attenzione. Al momento non ci sono notizie di decessi nella giornata di oggi, però vi dicevo anche nel primo collegamento, ieri c'è stata un'altra vittima. Abbiamo sentito anche con Simonetta Iepariello prima la testimonianza, anche per certi versi drammatica, di chi opera in prima linea sul fronte, sulla trincea della guerra all'epidemia. Con Rossella Stranese abbiamo tracciato anche un bilancio politico di questo 2020, scandito soprattutto dalle elezioni regionali che si sono svolte a settembre, tra l'altro in quel lasso di tempo in cui, se vogliamo, l'epidemia, la pandemia ha dato una tregua alla Campania e all'Italia. Adesso, nel contributo che andiamo ad ascoltare insieme, sentiamo quali sono le speranze dei cittadini avellinesi, e questo sondaggio si lega inevitabilmente a quello che abbiamo proposto in precedenza, perché se da un lato si vuole buttare via, si vuole assolutamente archiviare il 2020 come l'annus horribilis della pandemia, la speranza per il 2021, almeno in questo inizio, è che si riesca definitivamente a vincere con il vaccino questa guerra contro la pandemia, per poi ritrovare tutti una vita più normale. E allora le Vox, il sondaggio sulle speranze degli avellinesi per il 2021. Le speranze per il 2021 a cosa sono legate? Ma innanzitutto che superiamo questa pandemia e che poi ci sia, usiamo bene i fondi europei per creare sviluppo per i nostri giovani. La speranza è di riuscire a portare a termine i progetti che comunque sono stati iniziati nel 2020, un anno difficile, un anno che ci ha messo tutti alla prova, e quindi sperare che il 2021 possa riferire anche l'entusiasmo di fare, di stare con le persone vere, di condividere nella sincerità dei rapporti. Purtroppo la pandemia è una brutta malattia che speriamo che adesso finisca quanto prima. Quali sono le speranze legate al 2021? Quello di superare innanzitutto questa emergenza della pandemia e che ci sia maggiore, più lavoro per i nostri giovani. Questa è la speranza. Come ripartiamo? Con quali speranze? Con i vaccini. Con l'arrivo dei vaccini speriamo che, insomma, ci dia più possibilità di essere quasi rientrati alla normalità. E poi tanto lavoro per i giovani soprattutto. Ma magari c'è tanta voglia di riprendersi proprio a livello lavorativo. Quindi le speranze le abbiamo, e ripeto, solo sul vaccino. Sappiamo che il 2021 non inizierà molto meglio, ma speriamo che almeno nel prosieguo ci porti qualcosa di buono.
Eccoci di nuovo in studio da Avellino. A questo punto siamo pronti per tornare a Salerno. Abbiamo visto prima il lungomare, piazza Porta Nuova, dove c'era il grande assente del grande albero che ha sempre illuminato, e ora vediamo un posto, Giovan Battista, alle tue spalle, che nonostante tutto, nonostante il lockdown e nonostante siamo in zona rossa in questi giorni, conserva sempre un grande fascino. Assolutamente sì, dici bene Imma, alle mie spalle c'è il molo Masuccio Salernitano, approdo naturale per migliaia di turisti solitamente, anche e soprattutto ovviamente d'estate. Quest'anno lo sappiamo bene, abbiamo avuto modo di raccontarvelo in questi mesi anche durante le dirette coronavirus su 8 Channel 696, non è stato chiaramente così. Siamo venuti qui anche per farvi vedere proprio di fronte invece a noi quanto sia vuoto invece il parcheggio di Piazza della Concordia. Solitamente di questo periodo, di questi giorni, a quest'ora non c'era posto, c'era addirittura una fila chilometrica, non solo qui che è il principale, diciamo, parcheggio del centro di Salerno, ma anche nei parcheggi più lontani, quelli verso la zona orientale, Foce, Irno e soprattutto quello dello stadio Arechi, dove solitamente approdano invece i bus turistici. Quest'anno invece, come vi sta mostrando Gerardo nelle immagini, è davvero desolatamente vuoto, quindi diciamo il turismo, che è una delle principali attrazioni, uno dei principali motori economici per quanto riguarda la città di Salerno, quest'anno è rimasto totalmente fermo. Avremo modo poi dopo di parlarne con un altro ospite nel prossimo collegamento in diretta. Nel frattempo però io vi farei ascoltare quelle che sono un po' le aspettative, le speranze per il 2021, per i prossimi mesi, da parte dei salernitani, che ha sentito per noi la nostra Sara Botte. Dopodiché, dopo le interviste, la linea può tornare in voi allo studio. È stato un anno difficile, tante restrizioni, divieti, anche lutti gravi, però c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di superare questo brutto momento, e vediamo proprio cosa si aspettano le persone da questo 2021. Il 2021 sarà un anno bellissimo, perché una schifezza di un anno come c'è stato adesso non potrà mai capitare più. Quindi è il più bello, che sicuramente poi è arrivato il vaccino, lo sappiamo tutti, e quindi torneremo presto alla felicità e alla vita normale. Speriamo che il vaccino possa restituirci la normalità, questo è, la normalità. Ma mi aspetto di poter passare più tempo con i miei amici, la famiglia, però anche al di fuori dell'ambito, diciamo, della casa, quindi poter uscire, godermi un po', ecco, la vita di strada, che fa sempre bene. Sì, più libertà, specie per noi giovani, che comunque penso che siamo quelli che da questo punto di vista ne hanno sofferto di più. E siamo stati anche tutti abbastanza responsabili, devo dire la verità. Io mi aspetto, diciamo, che allo stesso modo si abbattano un po' le distanze sociali, e che si trovi, diciamo, di nuovo la serenità per stare insieme senza appunto avere questo vincolo della mascherina e degli altri dispositivi di protezione, e che arrivi un po' più di, diciamo, tranquillità di poter stare insieme, ecco. Mi aspetto delle notizie decisamente migliori di quelle che ci ha portato il 2020, mi aspetto una ripresa economica per le persone che hanno sofferto quest'anno. Insomma, mi aspetto un anno migliore, penso che difficilmente possa essere peggio di quello che è passato, quindi sono fiduciosa. Allora, sicuramente la cosa migliore da aspettarsi è un rientro alla normalità, o quantomeno una normalità più concreta di quella che stiamo vivendo. Ritorno a una maggiore libertà, una maggiore interazione anche con i coetanei e magari anche un viaggio. Sicuramente più collaborazione con le istituzioni e più chiarezza. Un anno bellissimo, poi non si ripete il famoso fatidico 2020, questo è 2021, quindi è positivo anche dal punto di vista matematico. Bene, sono tutti speranzosi per questo 2021, hai sentito Imma? Noi continuiamo a sentire altri commenti di persone per questo 2021 che sta per arrivare. Io mi auguro che la gente inizi a combattere contro i veri problemi e non contro i problemi inutili o contro i finti nemici. Migliore che finisce questa pandemia e ci possiamo
ritrovare un'altra volta tutti quanti insieme. La cosa bella è che il Napoli vinca lo scudetto. Allora, l'augurio è che comunque stiamo tutti bene e penso che forse la cosa è la minima cosa che si possa dire. La speranza è che presto possiamo riabbracciarci veramente tutti quanti, perché è una cosa che sta diventando veramente insopportabile, specie per chi ha problemi con il lavoro, e io ne so qualcosa. Allora, spero che tutti ci riprenderemo da quest'anno, diciamo, difficile, sperando che il 2021 sia più prospero, che non ci siano tante persone in ospedale, e poiché ora ce ne sono tante, speriamo che nel 2021 tutti quelli che stanno in ospedale possano uscire e riabbracciarsi. L'augurio è che tutto si risolva nel meglio, le speranze sono che quantomeno si possa riprendere a viaggiare, si possano riaprire i teatri, i cinema, e finirla con questa necessità di stare sempre in casa oppure di poter uscire solo per prendere un poco d'aria. La speranza è che finisca quanto prima questo periodo che veramente ci sta segnando anche dal punto di vista psicologico. L'augurio è che possiamo ritrovarci di nuovo tutti quanti con gli amici, stare insieme con i nostri figli che stanno lontani, riabbracciarli, e che sia una vita non come prima, meglio di prima, diversa da come era prima, ma comunque che sia una vita. Auguro a tutti di stare bene, di uscire finalmente da questo periodo brutto che stiamo vivendo sicuramente. Le aspettative sono più o meno uguali, speriamo di buttar via queste mascherine e di poter vivere la vita normalmente come facevamo prima. E beh, effettivamente Paola, tante tante aspettative. Tra queste anche quelle di buttare via queste mascherine, così abbiamo sentito appunto tra i commenti raccolti nei giorni scorsi per le aspettative del nuovo anno. Allora, Imma, noi continuiamo a fare il giro degli artisti appunto che ci tengono compagnia, tengono compagnia anche ai nostri telespettatori per gli auguri di questo nuovo anno, per le speranze di questo nuovo anno, del 2021. Abbiamo sentito che sono tante, non solo legate al vaccino e dunque legate alla pandemia, come mettere alle spalle appunto questo 2020 che è andato. E dunque... anche la voglia di ripartire, anche dal punto di vista economico. E allora a questo punto ascoltiamo anche l'intervista al presidente del Consorzio ASI di Benevento, Luigi Barone. Vediamo anche come le aziende hanno affrontato questo 2020. È stato un anno complicato, difficilissimo, però l'abbiamo affrontato nel migliore dei modi, anche grazie alle aziende, sia per quanto riguarda il evitare il contagio, sia per quanto riguarda l'aspetto economico e sociale. Per il contagio abbiamo garantito alcuni servizi alle aziende, stesse hanno garantito la tutela dei lavoratori, la Regione Campania ci ha messo a disposizione un contributo, un congruo contributo per continuare a garantire i servizi, la depurazione, la manutenzione del verde, la manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione, senza caricare i costi sulle aziende. Quindi nonostante questo Covid, diciamo, alla fine abbiamo garantito servizi e le aziende hanno continuato la produzione, anche perché devo dire che soprattutto le aziende della filiera agroalimentare fortunatamente hanno incrementato il fatturato. Ecco, bene, si volta pagina, ormai il 2021 è arrivato, una speranza per le industrie, per la ripresa di tutto il comparto. Noi attendiamo questo 2021, ma anche qualche giorno, domani, con grande speranza. Abbiamo avuto l'approvazione di un emendamento per le ZES da parte dell'onorevole Piero De Luca per la riduzione del 50% dell'IRES per i prossimi 6 anni. Quindi per le ZES e per l'economia in generale abbiamo una grande speranza di ripartire bene. Ecco, ci sono novità anche per quanto riguarda Confindustria, con la designazione del nuovo presidente accolta con favore dal Consorzio ASI. Guardi, come ho detto nel comunicato, Vigorito è un top player dell'economia, del mondo produttivo, del mondo dell'impresa, quindi la sua presidenza sicuramente darà un contributo attivo e fattivo al mondo dell'impresa di Benevento e non solo.
Abbiamo ascoltato anche quelle che sono le speranze ovviamente delle aziende, Paola, perché l'abbiamo detto, se l'attenzione assolutamente è rivolta dal punto di vista sanitario per la ripartenza, grande attenzione all'economia. Tanti settori che hanno subito diversi periodi di chiusura anche in questi giorni, lo abbiamo raccontato spesso su 8 Channel durante i telegiornali, nel corso dei collegamenti e nel corso delle dirette durante il primo lockdown. Però una cosa bella, Paola, c'è grande fiducia per questo 2021. Prima un signore, mi sembra era da Salerno, ha detto: guardate, anche la matematica è dalla nostra parte, non è più 2020 è 2021. Fanno tutti gli scongiuri, anche perché l'anno che sta terminando, Imma, te lo voglio ricordare, è un anno bisestile, per chi è superstizioso è importante metterci alle spalle questo 2020 che purtroppo ci ha portato tanti lutti, tanta tristezza, e noi guardiamo, anche noi guardiamo al 2021 con tanta speranza per tante persone, per la salute dei cittadini, ma anche per la ripresa economica del nostro paese. E c'è poi un altro aspetto, ovviamente le misure previste anche in questa fase dell'emergenza non hanno consentito a tanti giovani che vivono all'estero di poter tornare dalle loro famiglie, di poter riabbracciare i loro cari. Ma noi nel corso di questa diretta, la volta scorsa per Natale siamo stati a New York, andiamo ora a Dublino, andiamo da un sannita originario precisamente di Fragneto Monforte che so che ci sta seguendo. Andrea, ben trovato. Ciao, buonasera. Mi sentite? Assolutamente sì, ci descrivi anche un po' come state vivendo questo Capodanno a Dublino. So che tu non sei potuto tornare, speri di poterlo fare presto in primavera. Sì, assolutamente, io spero di tornare in primavera. Beh, diciamo che un po' come tutto il mondo questo Capodanno lo passeremo a casa, condividendo questo momento di speranza e di felicità per il 2021 solo con i nostri amici stretti, non più di 3 persone sono autorizzate a festeggiare insieme con gli altri. Diciamo che è un momento di tristezza, però anche di speranza. Io mi sto connettendo, da come potete vedere, esattamente da Temple Bar. Questa era una delle strade più affollate d'Irlanda, Covid permettendo, ma in questo periodo, come potete ben vedere, non c'è nessuno. La maggior parte dei pub sono chiusi, gli unici pub, l'unico pub che è aperto è questo qui, dietro le mie spalle, che può solo servire cappuccini e liquori caldi, non può servire birre e nemmeno takeaway di asporto, perché la legge è molto rigida riguardo questo aspetto. Quindi è una situazione al momento un po' surreale, però c'è la speranza che il 2021, e come ben detto, nella primavera le cose miglioreranno. Andrea, raccontavi ovviamente aver dovuto chiudere i pub anche per l'Irlanda, è stato un duro colpo. Tu lavori all'università, ci racconti anche il mondo scolastico a Dublino, come lo state vivendo? So che le scuole sono aperte, ma che all'università frequenta solo chi deve utilizzare i laboratori, poi ovviamente puoi aggiornarci tu. Esattamente, io lavoro al Trinity College, che è l'università numero uno d'Irlanda, fondata nel 1592, è un'università storica locata al centro d'Irlanda. Il mio compito sarebbe quello di organizzare, dico sarebbe, le visite guidate per gli italiani che vengono a visitare il Trinity. Dovete pensare che nel 2019 circa 1 milione di visitatori sono venuti al Trinity College, 2020 soltanto 45.000 persone. Per quanto riguarda gli studenti, soltanto coloro che possono accedere ai laboratori, quindi studenti di biologia, di chimica, di medicina, di infermieristica, di ingegneria meccanica, ingegneria chimica e chimica e così dicendo, possono accedere al campus, altrimenti tutte le lezioni sono state sospese ed è stato introdotto il metodo di didattica a distanza, così come in Italia. La cosa interessante dell'Irlanda riguardo alle scuole è che le scuole superiori e le scuole medie e le scuole elementari sono aperte, quindi non c'è didattica a distanza, ma i ragazzi possono andare a scuola. Solo i pub sono chiusi.
Andrea, ti manca tanto la tua terra sannita e stasera come trascorrerai questa serata della vigilia di Capodanno? Allora, questa sera trascorrerò la mia serata con la mia ragazza e poi altri due amici. Mi manca tantissimo Fragneto, mi manca tantissimo il Sannio e infatti mando un saluto al gruppo folk La Taccarata che ho sempre nel cuore, al comune di Fragneto Monforte che ho sempre nel cuore, al comitato Bella Vita che ho sempre nel cuore, agli amici di Radio Happy Club e quindi a tutta la comunità fragnetana e gli amici di Montesarchio, provincia di Benevento, che vennero insieme ai miei zii a trovarmi qui a Dublino. Sì, mi manca tantissimo la famiglia, sì, assolutamente. È la mia famiglia, un saluto particolare. Andrea, assolutamente, a questo punto io ti chiedo quali sono i tuoi progetti per il 2021 e l'augurio che vuoi fare a tutta la famiglia, a tutte le persone che hai appena salutato e a chi ci sta seguendo. Ah, sembrerà banale, ma l'augurio più grande è quello che ci potremo riabbracciare senza la paura di poter prendere questo maledetto Covid cinese, con la speranza che ci possiamo abbracciare senza aver paura e senza effetti collaterali. Questa di tornare alla normalità e a vivere ogni singolo momento, anche qui nel pub, perché no? Dove vi aspetto? Due secondi, guarda Andrea, prima di salutarti, ci fai vedere le strade di Dublino? Assolutamente, assolutamente sì, ecco. Questa strada dovrebbe essere super affollata, qui di solito c'erano delle scorribande di ragazzi che si divertivano, c'erano gruppi all'aperto, invece è vuota, non c'è assolutamente nessuno. Siamo nel centro di Dublino, come potete ben vedere, i ragazzi qui distribuiscono cappuccini ma non possono elargire birre, ogni tanto passa qualche macchina, ma è tutto chiuso. Da 1 milione di persone nel 2020 siamo passati a 45.000 visitatori a Dublino e questi sono i risultati. E allora Andrea, sicuramente... Questo, per esempio, è un hotel chiuso, questo qui è un altro hotel, è chiuso anche questo, quindi c'è una situazione un po' triste, diciamo. Andrea, noi speriamo presto che anche tu lì a Dublino possa rivedere tantissime persone in strada che si abbracciano, che tu possa presto abbracciare le persone a te care. Ti salutiamo e ti mandiamo un fortissimo abbraccio virtuale. Ciao, grazie a voi e vi seguo sempre. Complimenti. Grazie. E viva Otto Pagine, viva il Sannio e via Fragneto Monforte. Grazie, Andrea. Ciao. Allora, abbiamo sentito Imma della crisi del settore turistico e noi andiamo da Dublino, ci trasferiamo a Salerno perché anche la città di Salerno ha subito tantissimo con questa pandemia. Giovan Battista Lanzilli. Eh sì, infatti dici bene Paola, ne abbiamo dato prima un accenno, abbiamo fatto vedere anche il parcheggio desolatamente vuoto quando di questi tempi a quest'ora c'era il pienone e addirittura la fila. Ne parliamo però con un esperto, potremmo definirlo tale, Adriano De Falco, che saluto e ringrazio, presidente di Accommodation Salerno, nonché titolare dell'associazione Il Duomo Trekking. Lo possiamo dire Adriano, facciamo questo piccolo, riveliamo questo piccolo segreto. Qualche giorno fa tu sui social hai taggato un po' tutti noi giornalisti salernitani ricordando le interviste che solitamente tutti gli anni facevamo con te in televisione, chiaramente sui giornali, i siti, i colleghi, insomma, che con te facevano un po' il punto della situazione. Quest'anno davvero davvero è molto difficile, è stato un anno davvero molto difficile per il comparto turistico. Sì, è ovvio, ormai è noto che questo è stato un anno di difficoltà per tutti noi del settore turismo e effettivamente qualche giorno fa ricordavamo le interviste, i messaggini, i WhatsApp che ci inviavamo per capire un po' quali fossero i numeri in questo periodo e ovviamente quest'anno non ci siamo sentiti ma ci siamo lasciati con la promessa di fare comunque un passaggio, un'intervista per buon auspicio per il prossimo anno in modo che magari lo stesso giorno del 2021 saremo di nuovo a commentare numeri e non situazioni particolari che stiamo vivendo. E speriamo infatti che sia così. Adriano, per quello che è un po' anche la tua percezione, tu che sei proprio qui sul territorio e per quanto riguarda chiaramente il settore dell'accommodation, dell'ospitalità, ma anche quello delle escursioni, se ci puoi dare qualche numero per rendere bene, insomma, plasticamente quello che è la differenza clamorosa che c'è stata rispetto agli anni passati. Sì, allora, le strutture ricettive, sia alberghiere che extra alberghiere, al momento ovviamente non sono chiuse. Formalmente
siamo tutti aperti. Di fatto c'è stato un netto calo, ci sono state delle richieste, alcune richieste sono state di persone che sono rientrate o per smart working durante il periodo natalizio, durante queste feste, o ragazzi del nord con residenza a Salerno che però magari volevano effettuare un periodo di quarantena, non volevano stare in casa con i propri genitori durante questo periodo, quindi le richieste sono state solo ed esclusivamente di questo genere. Di turismo vero e proprio non ce n'è stato, non ce n'è, c'è una netta differenza. Facevamo il paragone per esempio con il 26 di dicembre dello normale, dopo il 25 di Natale si riversavano sempre molte persone, soprattutto in caso di belle giornate, il giorno 26. Il giorno 26 quest'anno era quanto spettrale la città, molto più spettrale degli altri giorni rossi che abbiamo vissuto. Per quanto riguarda invece l'escursionismo, mi chiedevi, il settore dell'escursionismo è in attesa di poter avere un boom, perché appena avremo quantomeno un minimo di libertà, quello si può fare. Insomma, speriamo che sia così effettivamente, con questo anche messaggio di speranza e chiaramente per il mondo dell'escursionismo, ma anche per quello dell'ospitalità, affinché si possa ripartire. Grazie Adriano, grazie. Auguri, buon anno, la linea può tornare a voi lo studio. Assolutamente sì, c'è tanta voglia di ripartire, come abbiamo sentito, soprattutto dal mondo del turismo e non solo, ma noi siamo pronti. Da Salerno ci spostiamo ora nuovamente a Benevento da Maria Teresa De Lucia e Alessandro Fallarino. Siamo di nuovo qui a Benevento, siamo in Corso Garibaldi e vedete alle mie spalle l'impegno che per tutto l'anno ci ha accompagnato, quello della Polizia Municipale, che sin dall'inizio di questa emergenza ha vigilato ogni giorno perché le disposizioni dettate dal governo fossero rispettate e messe in campo. Abbiamo con noi ospite questa sera per questa diretta il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco. È stata una giornata impegnativa, forse l'ennesima, l'ultima dell'anno, speriamo l'ultima, ma insomma ne abbiamo dubbi su questo. Ecco, un bilancio di quest'anno difficile anche e soprattutto per voi. È stato un anno difficilissimo che ci ha visto veramente in campo con tutte le forze dell'ordine per fare in modo che i diktat del governo venissero rispettati. Ci sono stati degli alti e dei bassi, zona gialla, zona rossa, zona arancione, ma sostanzialmente abbiamo sempre tenuto conto che bisognava utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti. Nella giornata di oggi, così come è successo anche nella vigilia di Natale, ci hanno segnalato degli assembramenti, a volte erano veri, a volte non erano veri. Veniamo adesso proprio da un vicolo qua dietro dove c'era un po' di gente che è stata subito dispersa e abbiamo ammonito il titolare dell'esercizio, di questo esercizio pubblico, di non assolutamente ripetere tale cosa, perché chiaramente lo chiudiamo immediatamente per 5 giorni. Questo è tutto, credo che bisogna continuare a rispettare ciò che viene detto dalle forze di polizia per fare in modo che dopo il 7 gennaio ci possa essere una ripresa di tutte le attività. Dipende da noi, dipende da voi, dipende da tutti i cittadini, perché se questo non dovesse avvenire naturalmente il governo adotterà altre chiusure e quindi ci saranno altri problemi. Ecco, comandante, chiaramente anche con il collega che è con noi, Alessandro Fallarino, ci siamo riuniti e ritrovati in questi collegamenti. Lo abbiamo sentito, insomma, è stato un anno difficile, un anno in cui avete fatto un lavoro straordinario e soprattutto l'appello che reiterate anche questa sera è quello di collaborare con la Polizia Municipale per tentare di, come dire, raggiungere insieme un risultato che è quello di sconfiggere questo virus. Alessandro, che si occupa in particolare di cronaca, ha ricordato, diciamo, anche negli altri collegamenti quante sono state, insomma, gli impegni che chiaramente avete messo in campo. Anche questa sera siete qui in un'altra giornata di festa, in un'altra giornata in cui in teoria bisognerebbe stare, insomma, con la famiglia, però quest'anno è stato così, è stato per la collettività, per la comunità. Sì, Maria Teresa, infatti, come tu giustamente dicevi, quest'anno per quanto riguarda i servizi delle forze dell'ordine nel Sannio, ma in tutta Italia, sono praticamente saltati tutti gli schemi, perché si sono ritrovate le forze dell'ordine, la polizia municipale, si sono ritrovate ad effettuare servizi particolari che mai nessuno fino a
a marzo avrebbe immaginato. Fino adesso è andato tutto bene, al di là purtroppo, e dobbiamo sempre ricordare le persone che non ce l'hanno fatta a vincere la loro battaglia. È andato tutto bene anche, vanno ricordati tantissimi volontari che da marzo sono in strada, anche al fianco delle forze dell'ordine. Ricordiamo la Misericordia, la Croce Rossa, la Protezione Civile, per aiutare le famiglie, per aiutare anche e soprattutto quelle famiglie che si trovano a combattere contro il coronavirus. Portano medicinali, portano la spesa, diciamo forniscono dei servizi essenziali che le persone in isolamento, in quarantena obbligatoria o fiduciaria, altrimenti non potrebbero farcela. E con questo, diciamo, con questo riassunto degli sforzi messi in campo, Maria Teresa, sì, noi da Benevento salutiamo. Un augurio anche, comandante, un augurio a questa città, ai suoi cittadini, ma anche, insomma, chiaramente a chi ci sta ascoltando. Un augurio sincero a tutte le famiglie di Benevento, della provincia di Benevento e anche oltre, perché l'anno 2021 sia migliore. Noi riteniamo che senza l'aiuto di tutti i cittadini, senza la loro collaborazione, non si va da nessuna parte. Quindi il massimo della responsabilità, perché ce la possiamo fare insieme. Benissimo, grazie al comandante, auguri a lei e ai suoi uomini, municipale Fioravante Bosco. Noi vogliamo chiaramente salutarvi da Benevento. Alla fine di questi collegamenti vi abbiamo raccontato di una città un po' blindata, di una città insomma insolita rispetto a quello che ci si aspetta nell'ultimo giorno dell'anno, però vogliamo lasciarvi con un messaggio di speranza, perché sia un 2021 migliore e chiaramente perché sia un anno in cui davvero questo vaccino possa regalarci una rinascita. Da Benevento penso che, Alessandro, se non hai nulla da aggiungere, credo che assolutamente ormai sia tutto. Maria Teresa, vi restituiamo la linea, buon anno, auguri, che sia uno splendido 2021. Augurissimi. Grazie ai colleghi Maria Teresa De Lucia e Alessandro Fallarino, grazie per questi auguri e naturalmente veramente che sia un 2021 ricco di sorprese e tante belle novità. Tante belle sorprese, vogliamo sorprese belle. Allora, noi adesso ci colleghiamo con il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, un amministratore che amministra appunto la città natia di Massimo Troisi. Buonasera, sindaco. Buonasera a lei. Buonasera. Sindaco, allora, è tempo di bilanci, termina questo 2020, com'è stato per lei da sindaco e innanzitutto da amministratore, come ha gestito questo anno difficile della pandemia? Beh, come amministratore è stato ovviamente un anno duro, perché ovviamente abbiamo dovuto intensificare il lavoro rispetto ovviamente a quell'ordinario per dare la risposta ai tantissimi concittadini in difficoltà. Quindi abbiamo dovuto investire tutte le nostre forze e devo ringraziare ovviamente i tantissimi dipendenti che si sono messi a disposizione della cittadinanza ancora di più in questo momento di grande difficoltà. E tra l'altro per noi è stata anche una sorta di esame, perché quest'anno a settembre la città è andata alle elezioni e quindi l'amministrazione ha avuto una sua continuità con la rielezione di me come sindaco e quindi anche una sorta di esame da un lato rispetto alle attività che abbiamo messo in campo rispetto al Covid e quindi un esame proprio sulla parte lavorativa dell'amministrazione e l'altra sulla parte politica con la vittoria in campagna elettorale. Benissimo, sindaco, dicevamo prima San Giorgio a Cremano, la città di Massimo Troisi e dunque la cultura che in questo periodo ha subito un duro colpo, però abbiamo visto un bellissimo cartellone che ha visto protagonista appunto il suo comune. Che cosa farà per la cultura nei prossimi mesi? Beh, guardi, la cultura per noi San Giorgesi è qualcosa di basilare. Praticamente, ovviamente, la nostra comunità si fonda sulla cultura, la cultura a 360 gradi, che non è soltanto lo spettacolo, ovviamente, ma anche il percorso che ci porta
a comprendere come si vive meglio tutti quanti insieme. In questo caso il premio Massimo Troisi è una finestra per tanti giovani artisti, non solo sangiorgesi ma italiani in generale, per potersi provare rispetto all'arte della comicità sotto tanti aspetti, quindi il cinema con i cortometraggi, la scrittura che è fondamentale per noi, e poi l'attore comico. Quindi è stato un percorso importante che continuerà con tante compagnie teatrali locali, che ovviamente rappresenta quindi la volontà di investire in un momento del genere in cultura a tutto tondo. Premio Troisi in passato aveva grandissimi artisti, in parte li ha avuti in questa edizione, ma abbiamo voluto investire su quelli territoriali perché significava dare la possibilità a tante realtà importanti che in questo momento sono ferme. Qualcuno, riferisco ad esempio a Andrea Sannino, diceva che bello poter risalire su queste tavole e guardare il microfonista, l'operatore delle telecamere, cioè tutto un personale che al di là di coloro che sono artisti e che in qualche modo riescono ad andare avanti, non potevano più lavorare. Ebbene, abbiamo cercato per un piccolissimo tragitto di dare anche noi una mano, ma che un segnale. Futuro continueremo così. Io mi auguro ovviamente che usciremo da queste televisioni e diventeremo finalmente reali di nuovo, ma comunque abbiamo dato prova che anche in un momento così difficile abbiamo l'idea di come muoverci. Sindaco, ovviamente è anche questo tempo di bilanci, ma di programmi per il 2021. Lei ha parlato di ripartenza, è un anno importante per il Sud, ci sarà il Recovery Fund. Quali dovranno essere, secondo lei, i settori su cui puntare per la ripartenza? Beh, noi abbiamo necessità di infrastrutture, è ovvio che abbiamo necessità di un investimento forte in sanità e nuove tecnologie, perché sono due campi che insieme possono risolvere tantissimi problemi e dare una mano alla difesa del Covid, ma dall'altro anche a una sanità più giusta e ovviamente una possibilità di miglior accesso a tanti servizi tramite le nuove tecnologie. Però c'è anche bisogno di grandi infrastrutture che al Sud mancano, infrastrutture che sono state costruite in maniera larga al Nord e che ancora mancano al Sud. Quindi al di là di questi canali sarà fondamentale trovare uno sviluppo anche delle infrastrutture che daranno la possibilità di un volano economico. E poi c'è l'altro canale, che è quello del turismo. Bene, il Sud dovrà imparare, anche grazie a qualche fondo che ci darà una mano rispetto a degli investimenti, a utilizzare quella grandissima risorsa che ha, che è il turismo, e le bellezze naturali, le bellezze del nostro territorio, e poterle sviluppare al meglio. Sindaco, un'ultima domanda, è quello dell'augurio, il suo augurio per chi lo vuole fare. Bene, l'augurio parte dal ricordo delle persone che ci hanno lasciato quest'anno e quindi la necessità. Bene, ci ha abbandonato sull'augurio del sindaco di San Giorgio a Cremano, Zinno. Cioè, vediamo, ecco, se riusciamo a riprenderlo. A collegarci. Non so se mi risentite. Sì. Ok, vado veloce. L'augurio più grande non è solo il ritorno alla normalità, ma anche ricordarci nei momenti del futuro quanto abbiamo desiderato un abbraccio, quanto abbiamo desiderato poter stringere una mano, quanto abbiamo desiderato rincontrare un parente o un amico, perché questi sono i veri sentimenti che stiamo provando e che in futuro continueranno a scaldarci il cuore. Quindi non ci dobbiamo scordare questo momento di difficoltà per comprendere quanto è profondo un abbraccio e quanto è importante anche poter rivedere un amico dopo tanto tempo. Vero, sindaco, io la ringrazio di essere stato con noi e le auguro un buon anno, tanti auguri, grazie ancora. Grazie a voi e buon anno. Grazie. E allora grazie ancora e auguri al sindaco di San Giorgio a Cremano, e anche grazie per questo bel messaggio di poterci riabbracciare a questo punto. Dagli auguri del sindaco Giorgio Zinno agli auguri di Marisa Laurito, direttore del Teatro Trianon di Napoli.
Ciao a tutti, è stato un periodo bruttissimo, però adesso sta per arrivare l'anno nuovo. Beh, non ci vorrà tanto perché sia meglio, ma io spero proprio di sì. E allora vi volevo fare gli auguri a nome anche di tutto lo staff del Teatro Trianon Viviani, l'unico ed il primo teatro della canzone napoletana, della grande, meravigliosa musicalità napoletana. E vi volevo fare gli auguri alla maniera dei teatranti. Ora, noi quando dobbiamo debuttare ci prendiamo per mano dietro le quinte e gridiamo merda, merda, merda. Sapete perché? Una scaramanzia che viene dal Settecento, perché arrivavano tante carrozze a teatro e quando arrivavano tante carrozze c'era appunto parecchia merda per la strada. Ecco, allora voleva dire che c'era tanto pubblico, c'erano guadagni, movimento, e insomma che la vita andava felice. Ed è quello che noi vogliamo per l'anno prossimo. Perciò incrociamo le dita e, come diceva Edoardo, essere superstiziosi e da ignoranti, ma non esserlo porta male. Quindi a tutti voi merda! 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 Bellissimo l'augurio anche di Marisa Laurita, grandissima artista che ci dona sempre tanto sorriso, è vero? Assolutamente sì, perché non bisogna essere scaramantici, ma non esserlo porta male. Quindi Paola, ci adeguiamo, che dobbiamo fare? Però voglio dire, a questo punto abbiamo parlato tanto di tradizione, abbiamo visto anche cosa avete acquistato per questo cenone, ma io vi ho promesso da subito dei consigli per una cena stellata, perché abbiamo in collegamento lo chef Cristian Torsiello. Lui nel 2015 l'ha conquistata realmente la stella. Chef, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie dell'invito, buonasera. È stato un anno impegnativo per il mondo della ristorazione, anche per l'alta ristorazione. Tanti giorni di chiusura e anche nel corso di queste feste poter fare solo l'asporto è sicuramente chiede ancora grande impegno da parte vostra, no? Tanti mesi di chiusura purtroppo. Sì, l'impegno, quello più grande credo per tutti, non solo per la ristorazione, è stato l'impegno mentale, quindi quello psicologico, rimanere con un morale alto, quello è stato il passo più duro, ma non, insomma, spero sia finita. Quest'anno è finito, quindi speriamo inizi tutto meglio. Sì, l'asporto ovviamente è stato uno sbocco, è un'opportunità per tanti, bisognava capire bene se valeva la pena farlo o meno, se metterlo in atto, e questo ha dipeso molto da anche la posizione geografica rispetto a una città magari più avvantaggiata rispetto a un piccolo centro. La ristorazione e anche gli eventi hanno subito una forte crisi nel 2020, come vedete questo 2021? Noi dobbiamo più che vederlo, immaginarlo per forza positivo, perché sarebbe impensabile e ecco, non nemmeno sopportabile il fatto di avere un altro anno con delle difficoltà così grosse come quelle del 2020. Gli eventi, la ristorazione in generale ha subito una forte battuta d'arresto, quello è innegabile, però insomma speriamo bene. Noi ci stiamo facendo in modo di riniziare più forti, più belli, perché ci stiamo rifacendo un po' l'abito per quello che riguarda noi personalmente come ristorante. Chef, tu hai detto ovviamente anche per l'asporto molto dipende dal luogo in cui si trova il ristorante. Tu dovresti essere a Valva in questo momento, collegato dalla provincia di Salerno. Io in questo momento sono a Valva, quindi sono a casa mia e dove è stato il ristorante per 7 anni. Poi da
3 anni, quasi 4, ci siamo trasferiti a Paestum. Ecco, il centro non è proprio piccolissimo, Paestum inizia già a essere una città facilmente individuabile, facilmente collocabile su un territorio che è quello della provincia di Salerno. Ovviamente ci sono delle esigenze che bisogna mettere in conto. A volte forse il miglior, nemmeno guadagno, ma diciamo la migliore soluzione è quella di ragionare bene e restare un attimo magari fermi piuttosto che fare dei passi sbagliati. Quindi noi abbiamo deciso di stare fermi con il lavoro, con la ristorazione in sé, ma ci stiamo muovendo molto come lavori di rifacimento, di ristrutturazione, di rinnovo. Beh, ci stai incuriosendo, ma ovviamente non ti chiedo di anticiparci altro. Quello che ti chiedo però è che qualche consiglio, perché nei tuoi piatti tu ami molto raccontare il territorio. Sì, amo raccontare il territorio perché sono molto legato al mio territorio. E, ecco, tutto quello che facciamo, ovviamente anche a volte in modo inconscio, ma parte comunque dalla tradizione, prende spunto da quello che è la nostra memoria, quello che abbiamo vissuto nei nostri anni, nella nostra vita. E quindi io vengo da un piccolo paesino dove la tradizione, quella della mamma, della nonna, non mi ha diciamo plagiato, però in modo molto bonario e in modo molto familiare mi ha sicuramente dato degli input che tutt'oggi continuano a non a interferire, ma a dare il loro contributo in quella che è la mia cucina. Chef, dunque stasera ci vuoi svelare il piatto di questa serata della vigilia di Capodanno? Ma in queste occasioni io mi lascio trascinare, e proprio perché sono legato a quello che è la tradizione della mamma, della nonna, ho lasciato spazio libero a mia mamma, perché cucina anche molto bene, devo dire la verità. E sicuramente è immancabile le zeppoline di pasta cresciuta con le acciughe, con il baccalà. Ecco, la componente mare c'è in modo maggiore rispetto agli altri momenti diciamo di unione, che sono quelli tradizionali dove uno si ritrova in famiglia. La sera di Capodanno sicuramente la componente mare è una componente importante, senza tralasciare quello che è poi il nostro territorio, ecco, i formaggi del posto, i salumi, quelli buoni del territorio, quelli non li abbandoniamo mai. Assolutamente no, perché se è vero che la Campania, no, ha veramente tanta cultura da raccontare, ha poi dei prodotti e delle eccellenze enogastronomiche che meritano altrettanto di essere raccontati, come fai tu con i tuoi piatti. Allora grazie al nostro chef Cristian Torsiello per essere stato con noi. Io voglio augurarti un buon anno, con l'augurio che questi progetti di cui ci hai parlato possano presto concretizzarsi. Ti ringrazio, ricambio gli auguri a tutti, ma la speranza è quella che tutti possano realizzare quello che è nei loro desideri per il prossimo anno e per tutti gli anni a venire. Grazie, auguri. Poi, buonasera. Allora, dicevamo, Imma, questa serata del 31 è un po' particolare, un po' insolita. Noi andiamo a Napoli perché di solito a Napoli a mezzanotte c'è l'esplosione di tanti fuochi pirotecnici. Invece quest'anno, che abbiamo detto, è un po' diversa dagli altri anni, ci sono i divieti e le regole da seguire, le ordinanze dei sindaci che vietano appunto l'esplosione dei fuochi d'artificio. Sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. Senza fuochi d'artificio sarebbe un sogno, noi lo speriamo a prescindere dalla situazione dell'emergenza epidemiologica. E in sicurezza, se tutti rispettiamo le regole, è tutto possibile, bisogna soltanto rispettare le regole, non perché Capodanno bisogna darsi la pazza gioia. Tanto il Capodanno in casa si passa in famiglia, con pace e serenità, senza botti,
con bel saluto, con un buon auspicio del 2021. Credo che si possa fare tranquillamente, anche se è una tradizione abbastanza radicata a Napoli, quella dei fuochi d'artificio e dei botti in generale, però credo che mai come quest'anno, ma in generale, si possa fare un Capodanno sia senza botti sia senza fuochi d'artificio. Chiaramente i fuochi d'artificio sono belli da vedere, ma se non ci sono non fa niente, insomma. Sicuramente si potrebbe avere un Capodanno con più criterio, diciamo così. Sicuramente per i soldi, per tutto quello che c'è stato, per rispetto per i morti, per tante cose. Me lo auguro. Sicuramente la gente non sarà per strada visto il lockdown. Sui fuochi però sono un po' perplessa, perché sappiamo bene che chi ama sparare a Capodanno secondo me non si limiterà. Questo è il mio pensiero. Me lo auguro e credo proprio di sì. Per una questione economica, per una questione di sicurezza, per una questione legata alle misure che sono state adottate, ma sicuramente. A Napoli si spara sempre. Saranno un po' di meno però. In verità un po' di meno saranno. Però si sparerà sempre. Si sparerà di meno, però siccome che siamo a Napoli, la tradizione è sempre quella. Cioè, Napoli è sempre una città che c'è il 31, sparano sempre. Anche se c'è il Covid, festeggiamo sempre contro qualsiasi esigenza. Allora, Imma, sta volgendo a termine anche questa puntata della diretta dedicata al nuovo anno. Allora, e noi ci colleghiamo anche con Angelo Giuliani per i saluti, che si trova in Piazza Libertà. Ci sei, Angelo? Sì, grazie Paola, ben ritrovati. Allora, siamo all'interno di Gino e la Giraffa, uno dei tanti locali, dei tanti ristoranti qui a ridosso di Piazza Libertà, nei vicoletti alle spalle di Piazza Libertà e del Palazzo della Provincia, perché come dicevi giustamente tu, volge al termine la nostra trasmissione, ma si avvicina l'orario del cenone di San Silvestro. Un cenone di San Silvestro insolito per voi ristoratori, all'insegna del delivery, all'insegna dell'asporto. Come sta andando questo Capodanno così atipico? Lo chiediamo ad Ada Pericolo. Niente, che cosa possiamo dire? Di sicuro non è un Capodanno come tutti gli altri. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio per cercare di lavorare, insomma, di far sì che, insomma, di festeggiare, va, diciamo così. Anche se i problemi in realtà sono tanti e comunque è difficile andare avanti così, in questo modo. Noi ce la mettiamo tutta e speriamo che cambi qualcosa nell'anno nuovo. Ecco, mediamente l'anno scorso, sembra una vita fa, a quest'ora quante prenotazioni arrivavano per il cenone? Noi eravamo già strapieni a quest'ora, cioè già strapieni, eravamo in preparazione, avevamo i tavoli già addobbati, insomma era tutto diverso rispetto ad adesso. E invece stasera, tra asporto e delivery, più o meno che giro d'affari mettete su? Beh, tutto sommato non ci è andata male, ma di sicuro non è la stessa cosa, no? È il rapporto umano che ci manca. Noi possiamo, innanzitutto non abbiamo scelto di fare questo lavoro, non abbiamo scelto di fare il take away, il delivery, l'asporto, come lo vogliamo chiamare noi, bensì noi abbiamo scelto di fare il ristorante. Quindi ci manca la persona, ci manca il calore umano, ci manca l'augurio, l'abbraccio, il bacio e il festeggiare. Questa è una cosa che manca già da tempo, già da un anno, cioè tanto. Sì. Quest'anno è stato completamente diverso rispetto a tutti quelli che ci sono stati in passato. Anche perché vedevo che molti tuoi colleghi qui in zona hanno deciso di chiudere anche anticipatamente. Tu sei una delle poche, se non l'unica, che resiste fino a quest'ora proprio per arrivare a prendere quante più ordinazioni possibili e andare incontro anche, certo, alle esigenze dei clienti. Certo, cerchiamo di accontentare i nostri clienti ed essere al loro fianco, ecco questo. Non ti chiedo il giro d'affari, insomma, come è calato, di quanto è calato, perché parliamo di cifre molto importanti, significative, e lo sappiamo. L'augurio per il 2021 può sembrare retorico, può sembrare banale, ma davvero la categoria dei ristoratori è quella che sente di più l'esigenza di tornare alla normalità? Sì, di sicuro. Noi ci aspettiamo che tutto ritorni alla normalità quanto prima possibile e che speriamo bene, cioè noi speriamo che dopo la Befana, insomma, ci fanno riaprire anche solo a pranzo, anche
anche solo, non lo so, per un momento, ma fateci riaprire, non ce la facciamo più. Senti Ada, c'è una domanda da studio da parte delle colleghe Paola Iandola e Imma Tedesco, ditemi e poi io... Giro sì. Adata, prego. Sì, Angela, vorremmo sapere soltanto quante ordinazioni ci sono state questa sera. Sì, allora Paola mi chiedeva quante ordinazioni, proprio andando sui numeri concreti, avete avuto per stasera. Forse una ventina più o meno, però per noi insomma già è un buon numero, perché ovviamente noi non facciamo la pizza, quindi abbiamo un tipo di ristorazione completamente diversa, e offriamo una delle pietanze differenti e quindi per noi già è un buon numero. Va bene. Va bene Ada, è comunque il caso di dire buon Capodanno, buona fine, buon inizio, anche se in questa modalità così atipica, così insolita, insolita sperando, come si dice, ad maiora, no? Infatti io faccio un augurio a tutti, soprattutto ai miei colleghi, a me, a tutti insomma quelli che in questo momento hanno una difficoltà maggiore, con la speranza, anzi no con la speranza, cioè per forza il prossimo anno deve essere un anno migliore necessariamente, altrimenti... Insomma, sono problemi. Sono problemi, assolutamente. Paola, Imma, ci sembrava giusto chiudere, fare l'ultimo collegamento proprio qui da un ristorante, perché lo dicevo, quella dei ristoratori è stata sicuramente, insieme ai bar, la categoria più colpita da questa pandemia, da tutti gli effetti collaterali che hanno provocato le chiusure e i lockdown. Se non c'è altro, io vi restituisco la linea, vi ringrazio naturalmente, grazie anche alla parte tecnica ad Amato di Sunno e vi auguro... come si dice, una buona fine e un buon inizio, soprattutto un buon inizio di 2021. A voi. Grazie Angelo, grazie ad Angelo e alla sua ospite, ovviamente anche noi ci uniamo a questo augurio di poter presto rivedere i ristoranti nuovamente in attività, perché ovviamente, come diceva anche l'ospite di Angelo Giuliani, molto cambia anche a seconda del tipo di ristorazione che viene effettuata. Ma abbiamo ascoltato anche tanti messaggi nel corso di questa diretta per questo 2021 e ora vogliamo ascoltare anche il messaggio e gli auguri del presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi. Questo 2020 è stato terribile soprattutto perché molte persone che noi conosciamo ci hanno lasciato per questa terribile vicenda, quindi il pensiero va soprattutto a loro, agli amici e ai medici che hanno dato la vita per noi. C'è veramente da riflettere tantissimo. Ci aspettiamo un 2021 che sia diverso, dobbiamo raccogliere tutto quello che abbiamo seminato, perché noi in quest'anno non ci siamo mica fermati, quindi per quanto riguarda le cose che noi abbiamo messo in campo, sia per i progetti delle scuole, viabilità, abbiamo appaltato tutto entro fine anno, stiamo continuando a farlo anche con interventi mirati in ambiti scolastici come il Mancini, come voi sapete abbiamo approvato un progetto già finanziato. Stiamo consegnando e allestendo tutti i 26 distretti culturali, gli infopoint, sono in corso gli esami per Vanvitelli, per le persone, il personale che dovrà poi gestire il sistema Irpinia e quindi noi speriamo di fare una grossa selezione lì. E insomma c'è tanto lavoro che stiamo portando avanti in questo anno a seguire, noi speriamo di poterlo vedere. L'augurio che io faccio in questo momento è a tutti, ma soprattutto alle persone che in questo momento stanno soffrendo, ai medici, agli infermieri, ma anche alle istituzioni tutte che stanno operando e stanno lavorando per noi. Quindi il primo augurio è loro che possa continuare questo lavoro e che possa portare un 2021 più sereno per tutti. Poi chiaramente lo faccio agli amministratori tutti, ai sindaci, a quelli che in questo momento stanno immaginando di fare una ripresa importante nel 2021 nel proprio territorio, nel proprio paese. Un augurio anche alla provincia, ai dirigenti, a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa esperienza nel 2020. Speriamo nel 2021 di portare avanti ancora di più, con maggiore diciamo, forza e entusiasmo, tutte quelle che sono le richieste che provengono dalla provincia, provengono dai sindaci, dagli amministratori, dalle associazioni. Noi siamo qui per poter continuare questo lavoro. Allora Imma, abbiamo detto siamo quasi addirittura d'arrivo e noi chiudiamo anche con i saluti di Salerno e dunque andiamo da Sara Botto e Giovan Battista Lanzilli per questo ultimo giro di collegamenti.
Eccoci qui, chiudiamo il corso Vittorio Emanuele con un ospite davvero gradito, possiamo dirlo, un amico di 8 anni, l'Angelo Forni, poliziotto ma anche artista, componente del duo, segni distintivi, però Angelo è un duo, però nel frattempo ci sei solo tu adesso. Sì, allora infatti ti ringrazio per la precisazione, ovviamente salutiamo Fabio Sgro da Milano, che sta ovviamente seguendo la diretta della vostra trasmissione, quindi un saluto a lui e a tutti i nostri amici che ci seguono da lontano. Esatto, lo streaming serve anche a questo. Angelo, brevemente, abbiamo detto del duo segni distintivi, dei poliziotti però impegnati non solo dal punto di vista artistico con le vostre canzoni, ma anche dal punto di vista sociale, perché nelle vostre sonorità, nei vostri testi ci sono anche dei messaggi importanti. Sì, assolutamente sì, io credo che il messaggio che abbiamo mandato con la pagella, di cui abbiamo parlato diciamo nell'anno che si sta concludendo, in cui abbiamo ampiamente parlato, adesso possiamo dire che continuiamo su questa strada proponendo l'anno che verrà, sperando che sia il più positivo possibile, con un progetto sempre sociale, musicale e sociale. Ecco, questo ambito noi cerchiamo di fare un musica e di parlare del sociale, di parlare di umanità, che soprattutto in quest'anno si è un po' messo in discussione, ecco, per motivi che tutti conosciamo, insomma. La musica, ricordiamo, è stata proprio un veicolo importante durante questa pandemia, quindi ti chiedo proprio, è stato un modo anche per alleggerire una situazione difficile, quella che vivevamo nel lockdown? Assolutamente sì, la musica sappiamo tutti da sempre, può far sognare chiunque l'ascolta, ognuno è padrone del proprio pensiero quando ascolta musica, quindi noi abbiamo provato nel nostro piccolo chiaramente a fare qualcosa in questo senso qui, insomma, quindi cercheremo ancora nel prossimo anno, ecco, l'augurio che ci diamo ai nostri ascoltatori, ai nostri amici, è quello di fare un po' di musica per far sognare in un modo o nell'altro tutte le persone. Angelo, in conclusione un'ultimissima cosa, proprio una battuta flash, è importante, insomma, quando anche chi indossa la divisa, no? Come voi, come te, come Sgro che ci sta seguendo da Milano, Fabio, insomma è importante un messaggio sociale, si diceva, ma anche di incoraggiamento, di ripartenza, hai detto, insomma, ci hai anticipato anche qualcosa per quest'anno, un progetto, perché bisogna guardare avanti sempre e comunque con ottimismo. Assolutamente, è inutile parlare di quello che è successo quest'anno, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, ognuno purtroppo a suo modo ha vissuto questo anno in maniera purtroppo negativa. Noi cerchiamo di prendere quel poco di positivo che c'è stato quest'anno e di riproporlo ancora in maniera più positiva e più propositiva per il prossimo anno. Quindi seguiteci, ci vedremo sicuramente, magari senza queste mascherine, così riusciamo ad avere un contatto umano. Quindi l'augurio a tutti voi di tornare a vivere veramente. Assolutamente sì, e con queste parole, insomma, di Angelo Forni ci sentiamo, insomma, anche noi di fare questi auguri per tornare, si spera, alla normalità. Un ringraziamento chiaramente ai segni distintivi, che hanno una pagina su YouTube, lo ricordiamo, dove è possibile ascoltare le loro canzoni. Noi per 8 Channel, insomma, vi salutiamo anche qui da Salerno, prendiamo a prestito anche un po' lo slogan della polizia, esserci sempre. Noi speriamo anche come 8 Channel di essere qui con voi tutti i mesi dell'anno, tutti i giorni a raccontare Salerno, ma anche Avellino, Benevento, tutti i fatti più importanti della Campania. Non resta altro da fare, Sara, che dare gli auguri, no? Certo, un augurio per un 2021 migliore per tutti noi, speriamo vada tutto bene, come si diceva durante il lockdown, è un messaggio che vogliamo ancora veicolare, e un saluto a voi in studio e ai telespettatori di 8 Channel che ci stanno seguendo. Perfetto, gli auguri di Angelo li abbiamo sentiti, immaginiamo di poter portare anche quelli di Fabio che ci segue da Milano. Per il resto, Imma, Paola, da Salerno è tutto, ancora auguri. Se non ci sono altre domande, la linea può tornare allo studio e, come si dice in questi casi, ci vediamo l'anno prossimo. Va bene, ci vedremo l'anno prossimo e auguri anche a voi, e grazie a Giovan Battista Lanzilli e Sara Botte. E io ringrazio anche te, Imma, faccio anche a te i miei auguri per un anno diverso, un anno pieno di speranza. Allora, e noi dobbiamo salutare, ma prima di salutare naturalmente dobbiamo ringraziare tutti i nostri telespettatori, ma anche la squadra in regia con Orlando Matarazzo, Giuseppe Andrea
Andrita, Aldo Fenizia, il coordinamento giornalistico di Marco Festa. Spero di non aver dimenticato nessuno, Imma. Abbiamo assolutamente, grazie a tutti, abbiamo detto Giuseppe Andrita, no? Per l'audio abbiamo il detto direttore. Tutti, il nostro direttore, ovviamente, il nostro direttore Pierluigi Melillo. Paola, grazie a te, a noi non resta che augurare a tutti voi invece che ci avete seguito un buon anno, grazie per essere stati con noi e a questo punto vi lasciamo con lo spot di auguri di Otto Channel. Abbiamo dovuto affrontare un anno complesso, pieno di difficoltà e di paure, ma non siete mai stati soli. Abbiamo documentato i fatti, restando al vostro fianco, tutti i giorni. Abbiamo dato voce a chi ha raccontato il proprio malessere e a chi ha urlato la propria disperazione, garantendo sempre un'informazione vera, trasparente e puntuale. Vi abbiamo regalato emozioni e leggerezza. Siamo pronti a trascorrere un altro anno insieme, con la speranza che possa essere migliore. Auguri da tutti noi. We'll be right back.